tutti e bentornati in una nuova puntata sulla storia delle città italiane, perlomeno le città che visitiamo ovviamente. Ci troviamo a Gaeta perché noi ovviamente siamo di Gaeta e non potevamo non parlare di questa città, in quanto la nostra associazione, nata ormai 5 anni fa, è partita proprio da questa città ed è stata la prima della provincia di Latina e soprattutto della nostra città a fare eventi medievali, quindi siamo la prima associazione medievale nata in questa zona qui e la terza nata nel sud pontino, quindi comunque abbiamo questo record, abbiamo questo vanto che ci piace comunque portare avanti. Come sappiamo, Gaeta è una città antichissima, non ci soffermeremo tanto sull'inizio, sulla costruzione della città, quanto proprio sul castello che vedete alle mie spalle. Lo vedete benissimo perché è grosso e in realtà sono due castelli, non è uno dentro l'altro. I primi documenti scritti risalgono al VI secolo d.C., intorno al VI secolo d.C., nonostante si pensa che la fortificazione sia comunque antecedente a quel periodo, rinforzato a più riprese nel corso del tempo e ovviamente ha cambiato anche la sua struttura finale più e più volte. Ovviamente noi tratteremo solamente la parte di Federico II perché, oltre al fatto di essere un'associazione prettamente di quel periodo, che rievoca prettamente quel periodo, ma poi perché parlando di tutta la storia di Gaeta, dalla nascita fino ai giorni nostri, sarebbe veramente un'impresa lunghissima. Il periodo di cui vogliamo parlare, per l'appunto, è il periodo compreso tra il 1223 e il 1227, periodo in cui Federico II, appunto, passò per Gaeta e fortificò il castello, come detto prima, già preesistente. Lo rese più simile al castello che esiste ancora oggi, quello di Castel del Monte, quindi con una pianta ottagonale. Questo castello, fortificato ovviamente tra il 1223 e il 1227, non fu l'unica opera donata dall'imperatore, ma ce ne furono altre, in quanto, essendo questo territorio già un ducato, gli venne data la possibilità di battere moneta e di avere commerci con tutta una serie di territori collegati a lui. Basti ricordare, per esempio, che già secoli prima Gaeta riusciva a commerciare anche con i Saraceni ed aveva anche contatti con l'Impero Romano d'Oriente. Negli anni in cui vennero fatte queste migliorie, Gaeta ha vissuto un periodo di espansione, ovviamente riuscendo a commerciare, riuscendo ad avere dei porti, delle materie prime molto, molto importanti, perché non commerciava solo con il sud, ma riusciva a commerciare anche con il nord, in quanto, come dicevo prima, già da secoli prima commerciava con i Longobardi, quindi aveva veramente un livello commerciale molto, molto importante. Purtroppo questo idilio, questo periodo fiorente, non ha avuto modo di continuare perché pochi anni dopo il Papa, contattando gli esponenti della zona, creò una congiura e distrusse sia il castello che tutti i vari simboli dell'imperatore. Tutto questo ovviamente non passò inosservato ai suoi occhi, quindi agli occhi di Federico II, e avvisato per tempo da quelli che erano rimasti ancora fedeli, cercò a più riprese una vendetta. Le prime volte non riuscì, in quanto comunque questa era una fortezza difficilmente espugnabile. Con l'ultima volta invece riuscì a distruggere completamente, o perlomeno rase al suolo, la maggior parte delle strutture di Gaeta, eliminando quindi il diritto di conio, bloccando i porti e tagliando il naso ai nobili che avevano creato la congiura contro di lui. Le leggi create da lui non furono levate neanche dal figlio e dal nipote, in quanto più volte questa città richiese di poter ritornare ai fasti di un tempo e ovviamente sia il figlio che il nipote gli negarono questa opportunità. Il castello poi passò nelle mani angioine e mano a mano che andiamo avanti nei secoli ovviamente passò di mano in mano anche di proprietario in proprietario, passando anche agli Aragonesi, ai Borboni e via dicendo. Venne costruito poi all'interno di questo castello un altro castello interno che attualmente è sede della finanza, quindi della scuola degli allievi finanzieri,
e per un periodo è stato anche un carcere militare, come potete vedere. Non so se riuscite a vederlo da questa distanza, ma abbiamo ancora le grate. E in questo castello è stato imprigionato Mazzini ed è stato imprigionato anche Kappler. Con quest'ultima informazione vogliamo chiudere il video, sperando di avervi fatto piacere, sperando di avervi fatto passare qualche minuto in compagnia, e ci vediamo alla prossima.